Montes. It's a goal! He took his chance, super. Great goal by the number 10. Quando il calcio esiste sul brand PlayStation, lo abbiniamo costantemente alla sfida eterna tra PES e FIFA. In realtà questo dualismo si è consolidato negli anni. Inizialmente c'erano tanti altri giochi di calcio che venivano pubblicati ogni anno o quasi sulle prime PlayStation, quantomeno, almeno fino alla PlayStation 2. Oggi effettivamente la situazione è un po' cambiata. Ma nel 1999, anno di pubblicazione di This is Football, sembrava ancora esserci margine per nuovi protagonisti per ritagliarsi un posto sul mercato. E non casualmente fu la Sony a intraprendere questa strada, perché si sa, riuscire a piazzare un brand sportivo davvero forte sul mercato significava anche mantenere sulla propria console, sul proprio marchio, una bella fetta di appassionati fedeli. Quella che scorre in sottofondo è la presentazione di This is Football, che è un videogioco che sembra vendersi come il prodotto per tutti. Non ci sono giocatori professionisti, piuttosto amatori, appassionati, semplici. Ed anche la politica del gioco sembra muoversi in questa direzione. Non troppo simulativo, non troppo arcade, adatto a tutti. Non era comunque facile davvero emergere sul mercato, quindi la Sony ha deciso di affidarsi al Team Soho, composto da professionisti del mercato, e basato a Londra, patria di grandissimi amanti di calcio. This is Football ci si presenta come menu iniziale, senza opzioni strane o rivoluzionarie, ma ci sono davvero tutte quelle che servono, a partire ovviamente da una possibilità di personalizzazione di alcuni elementi di gioco, come vediamo. Ma ciò che la Sony voleva veramente, ci teneva tantissimo a pubblicizzare, era la disponibilità della licenza completa FIFA Pro, che permetteva di inserire squadre dei nomi reali e tutti i giocatori che Sony avrebbe voluto. I numeri oggettivamente sono grossi, perché parliamo di 5.000 calciatori, 260 squadre, tutti i tornei maggiori che conosciamo, sia per club sia per nazionali. Del resto la Coppa del Mondo si era appena conclusa e quindi anche i valori delle squadre rispecchiavano più o meno quelli conosciuti al Mondiale di Francia 98. È sempre un grandissimo piacere ritrovarsi di fronte a una scelta così ampia, però va detto anche che le differenziazioni tra una squadra e l'altra, tra un giocatore e l'altro, non sono poi così nette. Certo, tra Zidane e un giocatore a caso di El Salvador c'è sicuramente una notevole differenza, ma non così abissale come si penserebbe. Nei calcistici Konami del tempo, gli SS, la differenza era molto più netta, per esempio. Ma possiamo dire che This is Football sembra ispirarsi più a FIFA che ai titoli Konami. L'impatto con il campo, al di là della panchina che vedete essere spalmata su un parallelepipedo in sottofondo, è davvero molto molto buono. E non casualmente, dato che Sony pretendeva, a tutto diritto, di avere una resa tecnica maiuscola dei propri titoli. E se non sono i giocatori ad impressionare per qualità particolari, è sicuramente lo stadio a destare la migliore impressione, non soltanto per la vivacità degli elementi presenti, ma anche per la cura, per la grandezza e tutto quanto il resto. Nello specifico stiamo osservando San Siro. E questa è anche la fase di preriscaldamento che conduce alla partita vera e propria. Vi ho anticipato che FIFA sembra essere stato più nel mirino rispetto ai vari ISS. È vero, anche perché FIFA commercialmente era ancora più forte dei prodotti Konami. E This is Football si è ispirato sia nel sistema di controllo, sia nella selezione dei giocatori, con il pad da posizionare sotto la squadra prescelta, ma anche nella licenza, dato che anche FIFA aveva pieno potere sui nomi. E questo, soprattutto in ottica di retro gaming, devo dire, mi fa molto piacere, piuttosto che trovare nomi palesemente inventati. Questo perché qualcuno, se era amante del calcio dell'epoca, avrà certamente un tuffo al cuore rileggendo i nomi delle varie rose. Baggio, Roberto, Baggio, Dino, Del Piero, Vieri, tutti insieme schierati. E questo naturalmente anche per le nazionali straniere. E all'epoca uno dei campi sui quali ci si sfidava
con grande vigore era quello della fedeltà grafica rispetto alle sembianze reali dei giocatori. I grafici cercavano di fare il possibile, ovviamente i limiti hardware della PlayStation 1 erano un collo di bottiglia piuttosto significativo, ma ogni tanto qualcosa di buono veniva fuori. Non tanto purtroppo in This is Football. Mi sento di dire che l'unico giocatore ad aver ricevuto un trattamento particolare è proprio Zidane, che ha purtroppo per lui la luna sulla testa che va a ricordarci di come perdesse i capelli al tempo. Per gli altri giocatori non si va molto più lontani del colore della pelle, è un set di visi molto ristretto. Ma qualcuno di voi penserà, beh, sicuramente sono differenziati nelle caratteristiche di gioco. Sì e no. Sì perché effettivamente ci sono dei parametri che distinguono l'uno dall'altro. Ci si rende conto che segnare con Vieri è molto più facile che con Del Piero o Baggio. Ci si rende conto che stoppare gli avversari con Cannavaro è meglio che farlo con un difensore di piccolo stato molto debole calcisticamente. Ma niente di tutto questo riesce a incidere in maniera tale da costringerci a cambiare o modificare, adattare il nostro sistema di gioco in funzione dei giocatori a nostra disposizione. Capisco che si tratta di una feature piuttosto avanzata, però siamo sulla generazione PlayStation, qualcuno già lo faceva ed era lecito chiederlo anche a This is Football. La differenziazione dei calciatori è più evidente quando sono controllati dal computer, quando ce li abbiamo come avversari. Questo perché riescono a superarci più facilmente, eseguono un determinato numero di trick mentre avanzano, però sono comportamenti standard, l'intelligenza artificiale non sembra eccessivamente evoluta e non è in grado di fantasticare molto sulle azioni da fare. C'è il gioco a due, ovviamente, per fortuna, questo aumenta di moltissimo la longevità, soprattutto all'epoca era comune giocare con gli amici, ritrovarsi in salotto per fare delle sfide. This is Football è attento sotto questo punto di vista e sfrutta ciò che Sony mette a disposizione, in particolare il multitap, che consente di giocare fino in 4 e di distribuire i giocatori nelle varie squadre. Possiamo giocare anche nella stessa. Ma cominciamo a parlare del sistema di controllo di This is Football. Ovviamente la croce direzionale comanda il movimento sul campo del giocatore. Senza ulteriori input lo farà a velocità sostenuta, ma non eccessiva, mentre se premeremo con insistenza sul triangolo durante la corsa normale, vedremo il nostro giocatore acquisire progressivamente una certa velocità. Tutto ciò non sembra particolarmente efficiente nei recuperi, però è utile sicuramente nelle proiezioni offensive. L'utilizzo del triangolo per controllare la velocità del nostro giocatore è direttamente mutuata da FIFA. Non lo è invece il tasto R2, il dorsale basso del pad, per cambiare giocatore. È una posizione infelice, difficilmente riusciamo a essere reattivi in quei casi. Tiro, passaggio e pallonetto sono disposti anche in questo caso come in FIFA e funzionano anche piuttosto bene, forse addirittura meglio. È previsto tra l'altro anche il passaggio filtrante che mancava in alcuni FIFA tramite combinazione di tasti con R2. In ogni titolo calcistico è importante che l'abbondanza e la disposizione dei comandi siano ben funzionanti e capaci di orchestrare belle azioni sul campo. Ecco, in This is Football questo funziona, ma lasciando ampi margini di miglioramento. Quando cerchiamo di fare le cose di prima possiamo essere abbastanza soddisfatti perché i giocatori sono reattivi, mandano la palla dove gli chiediamo di mandarla. Molto meno convincente è il controllo della stessa, infatti appena la riceveranno faranno un movimento a rientrare che è piuttosto fastidioso e toglie velocità alle nostre intenzioni. In generale pare che ci sia un leggero lag tra ciò che chiediamo di fare al giocatore e il momento in cui esso effettivamente lo fa. Si dà precedenza alle animazioni, spesso anche molto buone e ricche, purtroppo non sempre funzionali alla fluidità della manovra. Il movimento dei giocatori sul campo comunque è soddisfacente, tutt'altro che perfetto, ma è possibile apprezzare uomini che tornano indietro per farsi dare palla, per cercare di intercettare un cross e poi spostarsi in avanti nel momento in cui un giocatore tenta uno scambio. Purtroppo ci sono stili di gioco nettamente più efficienti di altri. In This is Football, almeno per quello che ho rilevato io, il gioco sulla fascia è molto poco efficiente. C'è qualche problema coi cross anche per quanto riguarda calci d'angolo e punizioni. È difficile segnare di testa, anche perché è difficile mandare la palla dove davvero vogliamo. Il giocatore deve sopportare quella fastidiosa sensazione di vorrei ma non posso, semplicemente perché non riusciamo a comunicare al computer quello che deve fare. Il metodo migliore per segnare è quindi cercare lo sfondamento centrale, fraseggiando coi compagni di reparto il più possibile, smarcando alla fine qualcuno vicino al portiere.
Nel gioco in singolo cominceremo ben presto a capire quando la CPU effettua i suoi contrasti in maniera tale da poterli evitare, e arrivare alla conquista del titolo più ambito, la Coppa del Mondo, non è poi così impossibile, nonostante vi siano livelli di difficoltà più elevati, che ci mettono i bastoni fra le ruote ma non sono così divertenti. Purtroppo anche il computer attacca sempre nella stessa maniera, come dicevamo anche prima, cerca di arrivare nei pressi della nostra area e tentare un dribbling diventa anche molto più efficiente nei pressi della nostra area. Il fuorigioco in This Is Football esiste, ma l'intelligenza artificiale manovra in tale maniera da renderlo quasi ininfluente. In tutte le partite che ho giocato per riguardarmi questo videogioco, solo una volta un mio uomo è finito in offside, quelli del computer mai. Va bene anche avere giocatori così disciplinati, ma volevo soltanto dire che in This Is Football manca un pezzettino effettivamente per parlare di realismo. Idem per i falli, che sono possibili soltanto in determinate occasioni, e anche per la difficoltà nel segnare da calcio d'angolo o con cross, svolgono un ruolo abbastanza marginale. Anche se This Is Football non è invecchiato benissimo, l'ho trovato un gioco davvero molto divertente. Non mi dedico così tanto di solito ai calcistici per questa rubrica, ma mi sono davvero divertito a combattere partita dopo partita per guidare la mia Italia alla conquista della Coppa del Mondo. Chi giocava ai titoli dell'epoca doveva fare uno sforzo di immaginazione di un certo livello per potersi calare veramente nella virtualità di questa simulazione e credere che tutto ciò potesse essere una vera partita di calcio. Oggi ci risulta praticamente impossibile, mi è risultato assolutamente impossibile. E quindi ho inquadrato questo titolo come un arcade divertente, un passatempo che non vuole essere una riproposizione verosimile, credibile del gioco del calcio, ma semplicemente un pretesto per mettere in campo le regole fondamentali di questo sport a fini di intrattenimento. E This Is Football ci riesce. Non importa che sia meglio o peggio di FIFA, International Superstar Soccer o altri ancora. È divertente. Svolge come meglio può il suo lavoro. E questo è più che sufficiente, secondo me. A presto alla prossima rubrica. Se volete, vi ricordo che potete supportarmi su Patreon, PayPal, o potete supportare il mio canale semplicemente condividendo il video, consigliandolo ai vostri amici o nei gruppi Facebook che frequentate. Il passaparola è sempre importante per queste piccolissime iniziative come la mia. A presto! Fires it in! And it's coming! He took his chance, superb!